È il 10 settembre 2008 quando entra in funzione il Large Hadron Collider presso il Centro Europeo di Ricerca Nucleare CERN. In quel momento l'eccitazione degli scienziati era comprensibilmente illimitata. Dopotutto, il più potente acceleratore di particelle di tutti i tempi avrebbe dovuto aiutare in modo significativo a capire il mondo delle particelle invisibili che ci circonda in modo più preciso che mai. Tuttavia, gli esperimenti condotti finora non hanno portato solo a scoperte perspicaci. Recentemente gli scienziati hanno annunciato di essersi imbattuti in qualcosa di estremamente misterioso che contraddice le leggi della nostra fisica. Da questo incidente inspiegabile, gli esperti hanno cercato di scoprire le cause esatte, ma se le loro teorie corrispondono alla realtà è ancora completamente incerto. Ti stai chiedendo di cosa si tratta questo enigma scientifico? E allora rimani con noi fino alla fine del video di oggi. Mondi di particelle nascoste. 10.000 scienziati provenienti da oltre 100 paesi, al costo di 3 miliardi di euro e un tempo di pianificazione e sviluppo incredibilmente lungo. È stato davvero molto lontano prima che il Large Hadron Collider, con un diametro di quasi 27 km, fosse completato. Situato a una profondità di circa 100 metri nella regione di confine tra Svizzera e Francia, il colossale tunnel ad anello diventa regolarmente teatro dei più emozionanti esperimenti di particelle del nostro tempo. Come già accennato, i fisici stanno usando principalmente l'LHC per rivoluzionare la nostra conoscenza degli elementi costitutivi nascosti dell'universo e delle loro interazioni. Ma perché ha effettivamente bisogno di un gigantesco acceleratore di particelle? Per capirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo di qualche decennio. Il modello standard della fisica delle particelle è stato sviluppato tra il 1961 e il 1973. La teoria fondamentale con l'aiuto della quale tutte le particelle elementari e le loro interazioni possono essere descritte con precisione. Inoltre il modello consente di ricostruire il completo sviluppo del cosmo fino a poco dopo il Big Bang. Ma è esattamente qui che si trova il grande ostacolo che gli scienziati stanno attualmente cercando di superare. Per rispondere alle ulteriori domande che il modello standard della fisica delle particelle solleva inevitabilmente, dobbiamo avvicinarci ancora di più all'origine dell'universo e alle leggi della natura. Ed è qui che entra in gioco il Large Hadron Collider. Gli stati che vengono creati nell'acceleratore di particelle sovradimensionato sono simili a quelli che hanno prevalso immediatamente dopo il Big Bang. Per creare le condizioni quadro necessarie, i protoni e gli ioni di piombo vengono accelerati a quasi la velocità della luce e portati alla collisione. Le particelle che vengono create come parte di questo devono quindi essere esaminate in dettaglio. In dettaglio l'LHC ha quattro punti di attraversamento che diventano le scene di collisioni di particelle. Tuttavia, vi sono stati installati anche quattro rilevatori grandi e due piccoli che registrano le tracce delle particelle prodotte. Mai prima d'ora è stato possibile per gli esperti precipitarsi in queste nuove aree energetiche una volta nascoste in perfette condizioni di laboratorio. Caccia al bosone di Higgs. Certamente alcuni di voi ricorderanno ancora la grande eccitazione dei media che ha prevalso prima del lancio dell'LHC. A questo proposito si è parlato ripetutamente di microscopici buchi neri che sarebbero sorti durante gli esperimenti e avrebbero rovinato la nostra madre Terra. Ma fortunatamente coloro che sanno davvero qualcosa sull'argomento avevano ragione sulle loro osservazioni rassicuranti. La Terra non è stata divorata da un tale mostro gravitazionale e l'uso del Large Hadron Collider finora assomiglia a una storia di successo. Ruggente. Primo tra tutti c'è il rilevamento del bosone di Higgs. La ricerca di questa particella chiave aveva tenuto i fisici internazionali in sospeso per quasi 50 anni. Nel dettaglio, il bosone di Higgs incarnava l'ultima particella del modello standard della fisica delle particelle che non era ancora stata definitivamente provata. Questa circostanza dovrebbe finalmente essere una cosa del passato. Il 4 luglio 2012, a quel tempo, i team di ricerca dei rivelatori CMS e Atlas hanno annunciato di aver trovato un nuovo bosone che aveva tutte le caratteristiche attese del bosone di Higgs. Quanto sia stata rivoluzionaria l'evidenza diventa chiaro quando consideriamo che la particella elementare scoperta conferma le teorie con l'aiuto delle quali le masse delle particelle vengono introdotte nel modello standard. O per dirla in un altro modo, il rilevamento del bosone di Higgs conferma l'esistenza del campo di Higgs, che è onnipresente nel cosmo e dà alle particelle elementari la loro massa attraverso le interazioni. Pietra miliare scientifica.
Parlando di massa, la massa del bosone di Higgs era completamente sconosciuta ai ricercatori in passato. Il problema? Solo quando conosci la massa di una particella, conosci le energie con cui le particelle devono essere portate in collisione. E anche se le collisioni di protoni ad alta energia dell'LHC offrivano le migliori condizioni per una ricerca di particelle di successo, gli scienziati si trovavano di fronte a un altro ostacolo. Il bosone di Higgs si verifica solo in ogni miliardesimo di collisione e inoltre è incomparabilmente di breve durata. Poiché la particella decade di nuovo dopo meno di un trilionesimo di secondo, non può essere misurata né osservata direttamente. Invece gli esperti devono rivolgere la loro attenzione ai prodotti di decadimento caratteristici associati al bosone di Higgs. Sfortunatamente c'è un problema anche qui. Questi prodotti di decadimento sono costituiti dalle stesse particelle elementari che vengono rilasciate anche quando altri prodotti di collisione decadono. Per rintracciare l'oggetto del desiderio delle particelle in questo miscuglio di milioni di firme, era necessario guardare fuori dal minuscolo eccesso dei prodotti di decadimento ad esso associati. Con successo, quella traccia rivelatrice che gli esperti hanno chiamato la gobba nella curva dei prodotti di decadimento è stata rilevata ben 10 anni fa su 2 rivelatori indipendentemente l'uno dall'altro. Mentre questa scoperta sensazionale può essere tranquillamente descritta come una pietra miliare in fisica, i ricercatori si trovano di fronte a un vero mistero nel caso di un'altra osservazione. Secondo il nostro modello standard, il bosone W non dovrebbe esistere affatto nella sua forma rilevata. Il bosone W. Come un cosiddetto bosone di Gauge, il bosone W incarna una delle particelle elementari fondamentali nel modello standard. Scoperto nel 1983, agisce come una particella portante delle forze fisiche fondamentali, mediando l'interazione debole insieme al bosone Z. Poiché il bosone W, a differenza del bosone Z, porta una carica elettrica, distinguiamo tra le antiparticelle opposte W più e W meno. L'interazione debole, nota anche come forza nucleare debole o dinamica del sapore quantistico, è sempre alla lavoro quando gli atomi si fondono o si disintegrano, come nella fusione del nucleo di idrogeno e nel nostro Sole. Se seguiamo il modello standard della fisica, a questo proposito il bosone W deve incarnare un vero peso massimo e superare la massa di un protone di circa 80 volte. Gli esperti sono arrivati a questa conclusione sulla base di modelli teorici che, tra le altre cose, hanno anche tenuto conto delle interazioni con il bosone di Higgs già presentato. Se i calcoli pertinenti sono d'accordo con la realtà e il modello standard è corretto, allora il bosone W deve avere una massa di esattamente 80,357 mega electron volt, ma in realtà non è così. Un risultato inspiegabile. Questo risultato inaspettato è stato rivelato come parte di uno studio su larga scala della collaborazione CDF presso il Fermi National Accelerator Laboratory. I dati rilevati sono stati raccolti utilizzando l'acceleratore di particelle Tevatron, in cui protoni e antiprotoni si scontrano tra loro. I bosoni W che vengono creati in questo modo decadono dopo un tempo molto breve in un muone e un neutrino o in un elettrone e un neutrino. Se gli scienziati ora analizzano la direzione di volo e le energie dei prodotti di decadimento, possono trarre conclusioni sulla massa del bosone W originale. A questo proposito, i ricercatori hanno utilizzato un set di dati che includeva informazioni da più di 4,2 milioni di tali decadimenti. Raccolto tra il 1985 e il 2011, il pool di dati era 4 volte più grande dei suoi predecessori con il doppio dell'accuratezza statistica. Al fine di determinare i risultati nel modo più preciso possibile, la valutazione è stata effettuata anche alla cieca. Ciò significa che gli esperti coinvolti non sapevano nemmeno quale valore stavano effettivamente controllando. Alla fine di questo ambizioso progetto c'è stata una conclusione sconcertante. La massa del bosone W è di 80,4335 mega electron volt. Quella che inizialmente sembrava una sequenza poco spettacolare di numeri diventa ancora più significativa quando consideriamo che il risultato della misurazione scuote il nostro modello standard della fisica. Non meno misterioso è il fatto che alcune altre serie di test, come quelli del Large Hadron Collider del CERN, non hanno rilevato deviazioni così sorprendenti. Domande aperte. Pertanto il valore di massa inaspettatamente elevato del bosone W è in netta contraddizione con un elemento fondamentale del nostro modello standard.
quei dati e considerazioni teoriche osservate sperimentalmente, che in precedenza erano considerati ben compresi e intoccabili, sono ora più che mai sotto esame. Alcuni esperti sospettano che il risultato della misurazione dimostri ancora una volta che il nostro precedente modello standard è tutt'altro che completo e ha urgente bisogno di essere rivisto. In futuro l'obiettivo principale degli scienziati deve quindi essere quello di avviare ulteriori esperimenti e risolvere questo mistero fisico. In primo luogo, i risultati della collaborazione CDF devono essere nuovamente analizzati e confermati in modo indipendente. Se l'alta massa del bosone W resiste al riesame, potrebbe indicare che esistono processi fisici che vanno ben oltre il modello standard e sono attualmente completamente sconosciuti a noi. Forse, secondo gli esperti, la deviazione tra il valore misurato previsto ed effettivo è dovuta all'esistenza di una nuova particella o di un'interazione subatomica sconosciuta. Se questo è davvero il caso, i ricercatori sono fiduciosi che le cause possano essere scoperte nelle indagini future. Test della Trinità. A parte la ricerca che viene condotta al CERN, ci sono alcuni altri progetti di ricerca che sfidano tutto ciò che sappiamo sul nostro mondo naturale. È il 16 luglio 1945, quando il potere distruttivo dell'uomo raggiunge una nuova dimensione. Come parte del test Trinity, un'esplosione di armi nucleari è stata causata per la prima volta nella storia. A quel tempo i responsabili decisero di far esplodere la cosiddetta bomba a implosione al plutonio su una torre alta 30 metri, e questo nonostante l'urgente avvertimento degli esperti. Enrico Fermi, uno dei più importanti fisici nucleari del suo tempo, temeva che la detonazione dell'arma di distruzione di massa potesse portare alla fine del mondo. Quindi il premio Nobel pensava che fosse possibile che la massiccia esplosione avrebbe causato una reazione a catena che avrebbe acceso l'intera atmosfera terrestre. Fortunatamente Fermi aveva sbagliato su questo punto e alle 5:30 del mattino la bomba è esplosa, avendo una resa di 21 kilotoni di TNT equivalente, strappando un cratere largo 330 metri nel pavimento del deserto. Infatti l'onda di pressione poteva ancora essere sentita a una distanza di 160 km. Il fungo atomico torreggiava di 12 km nell'aria. Tuttavia l'esercito statunitense era desideroso di mantenere segreta questa prova e quindi il test Trinity è stato ufficialmente mascherato da un'esplosione di una discarica di munizioni. Tuttavia ciò significava che i residenti della zona non avevano ricevuto nessun avvertimento. Le seguenti contaminazioni dell'aria, acqua e cibo non sono state ulteriormente studiate. Fu solo il 6 agosto del 1945, il giorno in cui la bomba atomica cadde su Hiroshima, che fu rivelata la realtà su tale esperimento. Da allora in poi, gli scienziati hanno cercato di spingersi sempre oltre i limiti delle loro testate nucleari. Questo è stato il caso del 1952 con l'operazione Tumbler Snapper. Allora tre armi nucleari furono sganciate dagli aerei per ottenere nuove informazioni sugli effetti delle onde d'urto. Attualmente ci sono circa 14.000 testate nucleari sul nostro pianeta, abbastanza per spazzare via la vita su tutta la Terra più di una volta. L'apertura dell'inferno. Durante la Guerra Fredda, le superpotenze dell'Est e dell'Occidente cercarono di superarsi a vicenda in ogni modo concepibile, indipendentemente dal fatto che fossero militari, scienziati o politici. Ogni parte del conflitto voleva dimostrare di essere di gran lunga superiore all'altra. Questa competizione a volte ha prodotto risultati insoliti. L'avanzata nelle profondità non ha fatto eccezione. A proposito del Pozzo di Kola, i sovietici hanno penetrato incredibilmente 12.262 metri nel terreno. Dal 1979 l'abisso è stato il buco più profondo del mondo. Ufficialmente la perforazione è stata effettuata per scopi di ricerca, secondo cui i responsabili volevano ottenere nuove intuizioni sulla crosta terrestre e scoprire in che misura l'acqua e i gas si mantengono a una profondità così grande. All'inizio degli anni 90, tuttavia, il lavoro è stato interrotto. Ciò è stato dovuto alle complicazioni tecniche che le squadre hanno dovuto affrontare. Le macchine hanno semplicemente smesso di funzionare alle temperature inaspettatamente alte di oltre 200 gradi Celsius. Ufficiosamente tuttavia, si dice che la demolizione del pozzo avesse uno sfondo completamente diverso. Si dice che i lavoratori abbiano aperto le porte dell'inferno. Si dice che i microfoni siano stati abbassati nel pozzo in quel momento, raccogliendo una moltitudine di urla disperate. Secondo questo mito, siamo fortunati che il governo si sia astenuto dal perforare ulteriormente l'inferno, quindi l'arrivo del diavolo è stato ritardato a tempo indeterminato.
Cosa ne pensi degli entusiasmanti esperimenti che vengono regolarmente effettuati nel Large Hadron Collider? E pensi che sia possibile che il modello standard della fisica sia incompleto? Come sempre, facci sapere i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback sul video di oggi nei commenti qui sotto. Per favore, mostraci anche con un like e un abbonamento che ti è piaciuta la nostra escursione nel misterioso mondo delle particelle. Infine, dai un'occhiata agli altri post nel nostro canale a cui puoi accedere cliccando su una delle immagini nei titoli di coda. Con questo, grazie per aver guardato il video. Buona serata e ci vediamo la prossima volta!